Siamo con il Ministro della Difesa, al quale dobbiamo la parte consistente, diciamo, di questo accordo, perché se non avesse reso disponibili gli spazi sarebbe stato solo un bel sogno. Non facciamolo sentire, ma se qualcuno si accorge l'enorme valore in termini economici di quest'area, dice: ma questo ministro cede le cose così. Ma credo che invece per un grande progetto culturale come quello di dare un grande museo, di rinverdire gli allori dell'Accademia di Brera a Milano e all'Italia, valesse la pena questo sforzo e questa grande sinergia che si è realizzata tra i vari ministri del governo Berlusconi, il ministro Gelmini, io stesso, il ministro Bondi, coordinati naturalmente dal sindaco di Milano Letizia Moratti. Direi che la città non può che essere felice, ma anche il paese, perché è un segnale molto forte. Vede, Napoleone, quando fece partire questo progetto, chiamiamolo così perché risale a Napoleone, disse che doveva competere con Louvre. Non ci è riuscito, naturalmente, finora i numeri sono enormemente diversi. Chissà che questa sfida non ricominci oggi e quello che non è riuscito a Napoleone possa riuscire a Bondi, perché no, io glielo auguro veramente. Infatti, quando il direttore del Louvre è venuto a Milano, ha detto a Resca: ma cosa fate? Voi avete un Louvre e non sapete valorizzarlo. Era il mio punto di vista ed è il mio punto di vista. Per quanto riguarda la difesa, ancora una volta abbiamo dimostrato di essere sensibili agli aspetti culturali, ma soprattutto all'aspetto dell'immagine dell'Italia in Europa e nel mondo. Contribuire a questo progetto ci rende orgogliosi del nostro ruolo e speriamo orgogliosi di sentirci ed essere italiani. La ringrazio, buon lavoro.